Tasse e bollette pagate per ogni nucleo familiare che decide di spostare la propria residenza o domicilio in paese o per nuove attività economiche per un periodo di 5 anni. Il bonus accoglienza arriva dal piccolo comune di Pacentro che spalanca le braccia alle new entry, ai nuovi arrivati. L'erogazione di tali incentivi ha come obiettivo primario l'incremento della popolazione, volta da anni, come l'intero centro Abruzzo, a uno spopolamento sempre più evidente. Proprio nei giorni scorsi si è svolto un incontro a Bugnara ed è venuto fuori che negli ultimi 8 anni, dal 2013 al 2021, l'intera Valle Peligna ha perso più di 5.000 abitanti. A Pacentro, chi intende beneficiare del bonus accoglienza deve fare istanza al comune mediante compilazione di un modulo disponibile sia sul sito che presso gli uffici comunali. Sono previsti fino a 1.500 euro di bonus per ogni nucleo familiare e 1.200 euro per ogni nuova attività che si sposterà in paese. Avrebbe impugnato il coltello per minacciare il vicino di casa della palazzina Ater nel corso di una lite scoppiata per futili motivi. Un 43enne residente nel quartiere di via 25 Aprile è stato deferito alla Procura della Repubblica di Sulmona per il reato di minaccia aggravata a seguito della querela depositata dalla persona offesa negli uffici del commissariato PS di Sulmona. I fatti risalgono allo scorso 23 gennaio, quando nel famigerato quartiere sarebbe scoppiata la furibonda lite tra i due vicini di casa, legata probabilmente allo spostamento di alcuni arredi nell'abitazione del 43enne. Quest'ultimo avrebbe quindi afferrato il coltello e solo il pronto intervento di un terzo inquilino avrebbe evitato il peggio. Sul posto, per i rilievi di rito, per riportare la calma, si rese necessario l'intervento della squadra volante del locale commissariato. Fortunatamente, il vicino di casa minacciato, oltre a una crisi d'ansia che non è stata refertata, non ha riportato lesioni o escoriazioni. Tuttavia, lo stesso ha deciso di andare a fondo, da qui la querela che ha fatto scattare la denuncia dell'autore della minaccia aggravata all'autorità giudiziaria, chiamata a svolgere le indagini preliminari per le determinazioni del caso. Ancora auto rubate nella vallata, ancora malviventi in azione. Una denuncia contro ignoti è stata depositata nei giorni scorsi nella caserma dei carabinieri per il furto di un'autovettura che risale alla notte tra il 3 e 4 febbraio, ovvero ad una settimana esatta dall'assalto armato compiuto nella villa di un imprenditore edile a Prato La Peligna. L'auto, una Jeep di colore blu, era parcheggiata sotto casa del proprietario in una zona isolata ricadente sul territorio comunale di Introdacqua. In piena notte, malviventi avrebbero portato via il mezzo senza lasciare tracce, agendo indisturbati dal momento che il quartiere risulterebbe scoperto di telecamere di videosorveglianza. Se il mezzo asportato potrebbe essere servito per spostarsi di lì a poco, per mettere a segno la rapina a mano armata in un'altra zona isolata, nella villa dell'imprenditore a Pratola, lo stabiliranno le indagini dei carabinieri che stanno indagando su entrambi i casi. Certo è che se i banditi esperti, dal momento che il comando potrebbe essere lo stesso che effettuò il blitz nella villa di Montesilvano, devono aver necessariamente usato una sorta di autocivetta per poi darsi alla fuga e raggiungere verosimilmente il vicino casello autostradale. D'altronde, i furti d'auto sono sempre propedeutici al compimento di ulteriori azioni delittuose, come spiegano gli addetti ai lavori. Sono in corso gli accertamenti del caso. Ottimizzare l'uso della risorsa idrica, ridurre le perdite idriche, eliminare gli sprechi nei periodi di non utilizzo, ridurre i costi di gestione e di manutenzione attraverso l'ottimizzazione della distribuzione in base alle esigenze, misurabile su base giornaliera del fabbisogno idrico adeguato alla morfologia dei terreni e delle tipologie colturali, migliorare il rapporto con l'utente attraverso le segnalazioni di consumi anomali, ridurre il costo energetico derivante dalla riduzione dei consumi idrici sulle aree sottese ai sistemi di pompaggio. Sono questi gli obiettivi del contratto dal parto firmato ieri nella sede del Consorzio di Bonifica Terno-Sagittario a Prato La Peligna, riguardante l'impianto irriguo dei laghi nei comuni dell'Aquila, frazione di Bagno e Ocre.
Una ristrutturazione e un efficientamento delle tubazioni di trasporto, ma anche gli installatori dei misuratori di secondo, terzo e quarto livello. Il progetto è stato finanziato dalla Regione Abruzzo, l'assessorato all'agricoltura, per un importo di 2 milioni e 700 mila euro con fondi del bando di sviluppo rurale 2014-2020. I lavori riguarderanno la riqualificazione della rete irrigua nei comuni di Bagno e Ocre, attraverso il rifacimento dell'attuale condotta con materiali altamente performanti. L'intervento andrà a integrarsi con l'altro progetto già finanziato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste di 9.504.850.000 euro, in coerenza con la direttiva acque del Parlamento europeo. Tali interventi, voluti fortemente da questa amministrazione e dalla Regione Abruzzo, nella persona dell'assessore all'agricoltura, spiegano dal consorzio di bonifica, sono le basi per un rinnovamento degli asset consortili necessario oggi più che mai per offrire al mondo agricolo un servizio efficiente e sostenibile. L'86% dei cani vaganti e catturati nella provincia dell'Aquila ha trovato una famiglia. È uno dei dati più significativi della strategia contro il randagismo messa in atto nel 2022 dal servizio veterinario della ASL Sanità Animale in tutto il territorio provinciale, anche in quello Peligno-Sangrino. Più in generale, sono molteplici i risultati positivi raggiunti grazie all'impegno dei veterinari ASL e dei volontari che hanno dato e continuato a dare un grande contributo, ma anche all'utilizzo della rete capillare territoriale dei canili gestiti dai comuni, una sinergia che si salda col prezioso sostegno delle amministrazioni comunali e che si sta rivelando vincente, anche se il fenomeno del randagismo non è affatto debellato, resta a tutti gli effetti una piaga sociale. Le azioni attuate hanno prodotto nel 2022 una sensibile diminuzione dei cani ospitati nelle strutture di ricovero, 1174 contro 1131 del 2019, con una differenza di 300. 57 in meno. Nell'ambito della strategia antirandagismo, la ASL nel 2019 aveva sottoscritto protocolli con i comuni denominati a quattro zampe. Le amministrazioni che hanno aderito sono state Pratola Peligna, Raiano, Pescasseroli, Capestrano, Navelli, Ofena, Casteldieri, ma anche tutti i comuni della Valle del Subequana e dell'Aquilano. Serata veramente eccezionale, con musiche diverse dal solito, originali, forse inedite, ma di alto livello melodico, frutto di una cultura millenaria, poco conosciuta e forse volutamente ignorata, la cultura rom. Concerto per la pace, Romanossim K, festa ebraica rom. Una festa unica con Alexian Sandino Spinelli Group ed Enrico Fink con i solisti dell'orchestra Multietnica di Arezzo. Due culture, due mondi musicali che si incontrano. L'evento è stato realizzato in collaborazione con l'Associazione Culturale Putile e Utile e dal Lion Club di Sulmona. Santino Spinelli con la sua fisarmonica, Enrico Fink un canto e flauto traverso,
e poi la bella, bellissima voce di Giuliana Bottegoni, altri musicisti provenienti da una cultura multietnica ma con nomi italiani e certamente di nazionalità italiana. A tutti espressione di una cultura antichissima, ripeto poco conosciuta, ma che è bene visitare con spirito di libertà culturale. Due mondi musicali che si incontrano, tradizioni a confronto, contaminazioni chimiche e musicali di due culture che più volte nella storia hanno incrociato il proprio cammino e che in Romanò Simca dialogano sul palcoscenico dando vita a nuove strutture musicali. Il mondo musicale rom rappresentato da Alexandre Santino Spinelli è quello multietnico di Enrico Pippa. Per chi eventualmente non lo conoscesse, anche se è molto noto nel mondo della musica italiana e della cultura italiana, Santino Spinelli, in arte Alexian, è un rom italiano, musicista, compositore, poeta, saggista, docente universitario. È stato insignito recentemente dal titolo di commentatore della Repubblica Italiana, ha due lauree conseguite all'Università di Bologna. Notevole il coinvolgimento del pubblico quando Santino, al momento di eseguire una composizione a briglie sciolte, questo è il titolo, ha invitato il pubblico a battere le mani ritmicamente come il galoppo di un cavallo. Il cavallo nella cultura rom è simbolo di libertà, dice Santino. Allora, questo brano, dicevo, ha questi due ritmi. Proviamo a fare questo allegro al galoppo, lo facciamo assieme. Vi portiamo in tutto il mondo, però.